salutiamo Donatello Postito, Uomo Ventura. Stessa grinta, stesso spirito, è un piacere avere un compagno fedele al proprio fianco. Fratello, a te il pubblico, soglie quello che vuoi. Antonio! Mia è la curva e lo stadio, io rappresento questa gente è la forza che mi fa andare avanti. Ringrazio a tutti coloro che ci sono, voglio dire solo una cosa, la gente si pensava che il calcio ad Avellino, il tifo, la città, la provincia era finita in questa città, ma non ci siamo, ma non stiamo qua, siamo presenti, la rappresentiamo. Voi siete la parte sana di questa città. Avellino! 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 Ragazzi, voglio dire solo una cosa. Questa gente sta per l'Avellino, questa gente sta per i propri colori, per la propria città, per la propria provincia. Ah, alziamo le mani, forza, che c'è un papà sente, forza! Non mi sento qua in mezzo, dai! Bettanino, di nuovo, Ariario, siamo fermi, abbracciati, forza, non vi sento, forza, 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 abbracciati gente, qua la rappresentiamo, Ariario, siamo morti qua, forza! Siamo sempre insieme a voi! Siamo sempre insieme a voi! Non vi lasceremo mai! Non vi lasceremo mai! Mi dispiace, non vi sento! Non sono di Salerno, chi non sa di Salerno è? 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 Sono di hanno qualche parente a Salerno, ragazzi. Ragazzi, cerchiamo di creare entusiasmo attorno a questa squadra, a questa gente. Oh! Siamo noi le maniere, questa maglia avremo, fino alla morte la difenderemo, con i maroni siamo chi stiamo a fuori, a fuori.
ringrazio personalmente alla famiglia Gasparro che comunque ci dà la possibilità e affiancata sempre a noi nelle manifestazioni benefiche. Ringrazio ai ragazzi della Curva Sud che H24 stanno qua a buttare il sangue per la manifestazione benefica. Noi siamo la parte pulita di questa città, le diffide non ci interessano, a tutte le altre cose. Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo, noi siamo, noi siamo, noi siamo! Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo, noi siamo, noi siamo, noi siamo! Noi siamo la Curva Sud! Noi siamo la Curva Sud! Mi dispiace, questo palco non mi appartiene! La mia gente sta là, me ne vado, ciao a tutti! Ma adesso arriva il momento, diciamo, il clou della serata, la presentazione della squadra, la parte tecnica, la parte viva, la parte sportiva che naturalmente, vista la mia incompetenza totale, non curerò io, ma sarà affidata ad un giornalista che cura lo sport e un giornalista che ha furor di popolo sportivo e stato eletto portafortuna dell'Avellino. Quindi tra poco sarà Carmine Losco qui a presentare la squadra. Volevo semplicemente chiedere, prima di salutarvi, a Patrizia che ne è sembrata di questa serata, del pubblico. Che vorrei ancora un applauso per la memoria di questo ragazzo. E grazie a voi Ultra, grazie a tutto il pubblico presente per essere qui e per avermi accolto con grande affetto. Grazie. Da parte mia ringrazio tutti quanti voi, vi do un caloroso saluto, auguro un in bocca al lupo all'Avellino, ma nel senso che ho detto prima, che tutte le squadre avversari vadano a finire in bocca a noi, praticamente ciamma magna. E questo è un campionato alla grande, abbiamo una buona società, i tifosi ci sono, faranno la loro parte, quindi auguri a tutti, buon proseguimento di serata. Grazie, buona serata a tutti. E subito dopo la squadra ci sarà Angela Ruggiero con le sue canzoni, mi raccomando non lasciatela sola, restate qui. Grazie a tutti, buona serata. Grazie Umberto Valentino, ciao da Dario. E noi siamo affamati perché Umberto diceva ci mangeremo tutti e sicuramente questa squadra non rimarrà giù. Signori e signore, buonasera e ben ritrovati come ogni anno alla cerimonia di presentazione della S. Avellino 1912. Quando mio padre mi portò per la prima volta allo stadio negli anni 70, avevo 7 anni, l'Avellino vinse con il Lecce 1-0 e lì cominciò la storia bianco-verde che continua. Per quanto mi riguarda ovviamente, la storia continua soprattutto per questo popolo meraviglioso, per la Curva Sud che questa sera ci sta regalando tante emozioni. Forza Avellino! Io avrei una marea di ringraziamenti da fare, ma so che state aspettando ormai da tempo i protagonisti di questa serata e allora passo subito al numero uno, il presidente dell'Avellino, Walter Taccone! I protagonisti di questa cerimonia saranno accompagnati dai ragazzi dell'Associazione Italiana Persone Down e del KIRS di Avellino. Facciamo un applauso anche a loro. Ricordiamo che questa iniziativa della Curva Sud è organizzata anche per fare della solidarietà, della beneficenza, e il ricavato andrà appunto al KIRS e all'Associazione Italiana Persone Down. Buonasera Presidente, avendo il grande fuori. Presidente, portaci sto logo, presidente, portaci sto logo, presidente, portaci sto logo, alla nostra maglia, alla nostra città, che resta una e una sola. Ovviamente ci sono anche gli altri dirigenti e lascio il microfono proprio al presidente dell'Avellino che chiamerà i suoi collaboratori. Grazie mille. Vogliamo il nostro logo,
c'è qualcuno che bara in questo gioco, perché o i miei collaboratori mi hanno imbrogliato e mi hanno detto abbiamo fatto un certo numero di abbonamenti, oppure qui c'è qualcuno che si è infiltrato. Non ci sono alternative, perché i conti non tornano. Gli abbonamenti sono una cosa, le presenze qui sono numerosissime. Ringrazio tutti, ringrazio, perché sono certo che oltre agli abbonati i nostri tifosi si faranno. Io sono vicino con tutto il cuore, sono contento di onorato praticamente di rappresentare questa città nel mondo del calcio, ovviamente, perché qui davanti a noi c'è qualcuno che rappresenta molto più degnamente di me questa città in ambito amministrativo e politico. Quindi vi ringrazio tutti di cuore, sono felicissimo di questa presentazione e sono, ripeto, onorato di far parte di questa serata che è dedicata sia alla beneficenza sia alla commemorazione del nostro grande tifoso che purtroppo ci ha lasciato in maniera prematura. Detto questo, presento il mio staff, il mio braccio destro e il mio braccio sinistro, che sono il nostro l'amministratore delegato, il dottor Alberto Iacovacci, nonché vicepresidente della società, il signor Cappone Massimiliano, il direttore generale, e l'avvocato De Vito, Enzo De Vito, il nostro direttore tecnico. Sono collaboratori tutti giovani e lei li aiuterà a crescere sicuramente. Beh, come diceva il nostro ex presidente, questa linea green o questa linea verde, io preferisco dirla in italiano, è una cosa che ci ha sempre contraddistinto, e quindi noi anziani ci facciamo un po' da parte, siamo un po' il loro bastone, ma quelli che rappresentano effettivamente il cuore pulsante di questa società sono le persone che vi ho presentato in questo momento e che stanno facendo grande non solo la squadra, ma stanno portando in alto il nome della città di Avellino e speriamo di raggiungere almeno qualche fasto leggermente più elevato e raggiungere traguardi sempre più belli e sempre più ambiziosi.